Conosci già il sucralosio? Si tratta di un dolcificante artificiale che l'industria alimentare usa in svariati prodotti nei supermercati, negli hotel, nei bar, negli integratori, nelle bevande e nei prodotti per sportivi. La notizia del giorno, oggi, che ci fa un po' preoccupare, è che uno studio del maggio 2023 indica come alcuni sottoprodotti del sucralosio possano essere genotossici, ovvero cancerogeni. Alma Fisio. Curare, non trattare. Lo studio è su una rivista prestigiosa chiamata Journal of Toxicology and Environmental Health e indica come un sottoprodotto del sucralosio, conosciuto con il nome di sucralosio 6 acetato, è genotossico, ovvero fa molto male, ha un effetto tossico sui nostri geni. Questa sostanza, il sucralosio 6 acetato, si forma nel tuo intestino ogni volta che mangi sucralosio. Ma addirittura, secondo i ricercatori, questa molecola è già presente nel prodotto quando lo trovi al supermercato. La scoperta ha messo in subbuglio il mondo alimentare, perché genotossico significa che potrebbe essere proprio alla causa di alcune lesioni del DNA che poi potrebbero portare a numerosi tumori. Questo non dovrebbe essere un serio problema per la salute, perché a dire il vero anche la luce del sole, l'esposizione eccessiva può portare a delle lesioni nel DNA. Se però, come la luce del sole stessa, tu ne vieni sommerso in eccesso perché mangi continuamente certi cibi, che ti indicherò proprio alla fine del video, allora le cose possono complicarsi e diventare estremamente pericolose. E anche nelle problematiche neurodegenerative. Sì, sì, hai capito bene. Ci sono sostanze negli alimenti che mangi tutti i giorni che possono veramente fare male al tuo corpo. Ecco alcune affermazioni dell'autrice principale, Susa Schiffman. Il nostro nuovo lavoro stabilisce che il sucralosio 6 acetato è genotossico. Abbiamo scoperto che tracce di sucralosio 6 acetato possono essere trovate nel sucralosio standard, ancora prima che venga consumato e digerito. Così afferma l'autrice, che è anche una professoressa del Dipartimento di Ingegneria Biomedica della North Carolina State University. Ma veniamo al dunque. Tutto ciò è pericoloso per i consumatori? Secondo quanto afferma l'Autorità Europea per la Sicurezza Tossicologica, una sostanza genotossica non deve mai superare i 0,15 microgrammi al giorno per persona. Secondo la dottoressa Schiffman, il sucralosio 6 acetato è presente in quantità maggiori in diverse bevande dolcificate. E questo, aggiunge, non tiene neanche conto di quello che si forma dopo la digestione del sucralosio stesso. I ricercatori hanno condotto vari esperimenti a livello di laboratorio proprio per vedere come il sucralosio 6 acetato reagisce con alcune molecole del nostro corpo. Da una parte si è confermato come questa sostanza possa lesionare e rompere il DNA cellulare, dall'altra si è visto che ha un effetto negativo anche sulle molecole intestinali. Quando infatti, dice l'autrice, abbiamo esposto il sucralosio e il sucralosio 6 acetato a delle molecole intestinali, l'effetto che queste due sostanze hanno avuto è simile a quello dell'intestino permeabile. Ciò significa che le molecole, le pareti del tuo intestino, diventano più fragili e permettono a tante sostanze tossiche di entrare nel tuo organismo e di entrare nel tuo circolo sanguigno. Cosa succede quindi? Che invece di essere espulse attraverso le feci, vengono riassorbite e reintrodotte in tutto il tuo corpo, portando quindi a dei livelli di tossicità e di danneggiamento molto maggiori. Per finire, continua l'autrice, quando le cellule intestinali sono esposte al sucralosio 6 acetato, si evidenzia maggior stress ossidativo, maggiore infiammazione e maggiore cancerogenicità. I risultati di questo studio, continua l'autrice, spronano a rivedere i parametri di sicurezza per quanto riguarda il sucralosio e senza dubbio incoraggia e incita tantissime persone a iniziare a ridurre il consumo di questa sostanza negli alimenti che compra al supermercato. Ma andiamo al dunque, in quali alimenti lo puoi trovare? Innanzitutto ti invito sempre a guardare le etichette, perché in alcuni alimenti è scritto proprio chiaro, come quelli in questa immagine. Tipicamente però il sucralosio è un dolcificante sostituto dello zucchero che puoi trovare nei bar, nelle bibite gassate, nei tè freddi, nei chewing gum, in alcuni tipi di colazioni per la mattina, nei biscotti, nelle merendine, negli yogurt dolcificati e anche addirittura in alcuni tipi di salse e yogurt proteici. Oggi si stima che circa 4.000 prodotti alimentari abbiano al suo interno il sucralosio. Per finire, andiamo a scavare un po' più in profondità e andiamo alla radice del problema.
Perché utilizzare questi dolcificanti? Perché ci si aspetta di perdere peso, di acquistare meno calorie, senza modificare il gusto dolce degli alimenti. È una strategia che tante persone utilizzano per perdere peso. No, lo zucchero fa male, ed è assolutamente vero, ne ho già parlato in tantissimi video che se vuoi approfondire puoi trovare cliccando qui in alto, ma visto che non voglio perdere quel gusto dolce, cerco dei dolcificanti artificiali. Purtroppo però questa non è una strategia vincente, perché il tuo cervello ha bisogno della gratificazione e la cerca proprio attraverso gli alimenti. E quando tu gli dai una falsa gratificazione attraverso un dolcificante artificiale, il tuo cervello si ferma a una gratificazione incompleta. E visto che non è stato gratificato abbastanza, il risultato finale è che metterà in moto dei comportamenti autonomi per cercare quella gratificazione in altri modi, mangiando di più o continuando a ricercare dei cibi dolci. Paradossalmente, quindi, ma non troppo ormai che abbiamo capito i meccanismi, mangiare dello zucchero vero e proprio può essere una strategia migliore dei dolcificanti artificiali, perché perlomeno il tuo cervello riceve la ricompensa che stava cercando e smette di andare a cercarla successivamente. Cosa invece che non fa quando utilizzi un'alternativa che però non ha calorie ma altera comunque la salute del tuo corpo. Questo si conferma da diversi studi clinici in cui si evidenzia come le persone che utilizzano dolcificanti artificiali possano avere un rischio maggiore del 41% di sviluppare sovrappeso come conseguenza di questa abitudine. Grazie a questo studio e grazie a Giampaolo Usai, autore dell'articolo che ho letto sull'Indipendente, abbiamo acceso una luce, un faro, su questo dolcificante artificiale che non solo ci fa ingrassare, ma addirittura può essere dannoso per la salute. Io ringrazio quindi l'Indipendente, il giornale che leggo quotidianamente e che mi dà queste informazioni senza alterazioni e senza interferenze pubblicitarie, e mi sento, senza nessun interesse personale, di proporre anche a te di sostenere l'Indipendente, che è questa rivista online che si fonda proprio sul contributo dei suoi associati per vivere e per essere libera di dire quello che pensa. Io prima di andare via ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo, e se anche tu vuoi farlo puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati. Se non hai la possibilità non ti preoccupare, io andrò avanti sempre a fare divulgazione. Puoi comunque aiutarmi in modo completamente gratuito mettendo un pollice in su e iscrivendoti al canale. Noi ci vediamo settimana prossima, ciao e grazie.